dicono spesso che non vi è alcun bisogno di riprodurre la realtà per quello che è. Forse è vero il contrario. La realtà, così come la pittura, spesso vive di inganni, o forse di illusioni. La canestra di frutta, realizzata per il cardinal Federico Borromeo, è un esempio della sua prima maniera di dipingere. Non c'è nulla di più quieto di un quadro del genere. Caravaggio neutralizza lo spazio intorno a ciò che rappresenta, come se le immagini si calassero in un luogo metafisico. L'arte è un richiamo, una calamita.